Peugeot è entrata a far parte del Mondiale Endurance WEC nel 2022 con il debutto dei prototipi 9X8 alla 6 ore di Monza. Si può dire che da allora il team francese ha compiuto grandi progressi, ottenendo un podio nel 2023 proprio sul circuito dove il team aveva esordito la stagione precedente, l'evento di 6 ore sul circuito di Monza. Peugeot si prepara ad affrontare la stagione 2024 con numerose novità, sia per quanto riguarda il progetto della vettura che la line-up di piloti ufficiali che parteciperà al mondiale del prossimo anno, nel quale aumenterà la competizione in maniera esponenziale, dato l'ingresso delle nuove case nella classe regina, ovvero Lamborghini, Alpine, Isotta Fraschini e BMW, considerando anche i rivali attuali già presenti nel WEC come Toyota, Ferrari, Cadillac e Porsche. In questo contenuto vedremo quindi quali sono i presupposti con cui la casa francese competerà nel Mondiale Endurance WEC 2024. Si può dire che il debutto delle Peugeot numero 93 e 94 alla 6 ore di Monza del 2022 non sia stato dei migliori. Con i piloti alla guida della vettura numero 93 Paul Di Resta, Jean-Éric Vergne e Mikkel Jensen che hanno subito un ritiro ed un penultimo posto in classifica di classe ottenuto dalla vettura gemella numero 94, guidata da Gustavo Menezes, Loic Duval e James Rossiter, davanti soltanto all'unica Glickenhaus che aveva partecipato all'evento. Da allora nella casa francese è cambiato molto, basta pensare che la 9X8 nel 2023 è riuscita addirittura a condurre la 24 ore di Le Mans per una piccola frazione di gara ed ha ottenuto un podio alla 6 ore di Monza. Sull'onda di questi progressi Peugeot si affaccia al Mondiale Endurance 2024 per competere ai massimi livelli con le case già presenti nel WEC nella classe delle Hypercar, ma soprattutto per far fronte alla rivalità con le nuove concorrenti che entreranno a far parte di questa serie dal 2024. Già nel 2022 la casa francese aveva aperto le porte ai team privati che volessero partecipare al Mondiale Endurance WEC schierando la 9X8. In particolare il capo di Peugeot Sport, in un'intervista rilasciata a motorsport.com, aveva dichiarato che l'opportunità di avere più Peugeot sulla griglia di partenza poteva essere considerata come uno sponsor per il supporto di un ulteriore prototipo alla 24 ore di Le Mans, anche attraverso il contributo di un team indipendente, chiarendo però che il team clienti non avrebbe dovuto danneggiare le prestazioni del team o del programma ufficiale. E questo rappresenta un cambio di direzione importante da parte del costruttore francese, che in precedenza aveva sempre confermato che la 9X8 rappresentava soltanto un progetto ufficiale. In passato Peugeot ha già collaborato con team clienti, ad esempio con Pescarolo Sport, anche se il miglior risultato è stato quello della vittoria nella 24 ore di Le Mans del 2009, con la 908 guidata da David Brabham, Marc Genet e Alexander Wurz, con al seguito la vettura gemella. Al momento non ci sono comunque conferme in merito all'impiego di una terza vettura con un team privato per il 2024, vedremo se ci saranno aggiornamenti in merito. Anche se la casa francese al momento non ha ancora confermato di voler impiegare una vettura nell'IMSA WeatherTech Sports Car Championship, esiste una possibilità concreta che permetterebbe a Peugeot di entrare nella serie americana. Il regolamento specifico dell'IMSA prevede infatti che sia le vetture LMH, ovvero Le Mans Hypercar, che le vetture LMDH, che sta per Le Mans Daytona Hybrid, possono partecipare a patto di avere una base di produzione annua di almeno 2500 vetture stradali. Nel caso di Peugeot questo presupposto sarebbe soddisfatto, anche se il brand non è molto riconoscibile negli Stati Uniti. Dobbiamo però considerare che Peugeot fa parte del gruppo Stellantis, che controlla anche Dodge, un brand molto più famoso oltreoceano. Se la casa francese dovesse decidere quindi di entrare a far parte della serie americana, potrebbe impiegare la 9X8 sotto il marchio di Dodge, ma anche se questa volontà era stata manifestata nel 2021, con l'entrata in vigore del regolamento che disciplina le Hypercar, alla data odierna non c'è ancora la conferma ufficiale, di conseguenza, per avere notizie in merito dovremo attendere almeno fino alla fine del 2023. Almeno per quanto riguarda il Mondiale Endurance WEC, una delle novità confermate ufficialmente da Peugeot riguarda la line-up dei piloti titolari che parteciperanno alla stagione 2024.
Nel 2023 Peugeot ha schierato nomi importanti del panorama endurance e non solo, come ad esempio Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Éric Vergne alla guida della vettura numero 93 e Loïc Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller per la 9X8 numero 94. Con riferimento proprio a questi due ultimi nomi, Gustavo Menezes ha dichiarato alla fine di settembre che lascerà il team alla fine della stagione 2023, mentre Nico Müller è stato sostituito dal pilota di riserva Stoffel Van Dorn alla 6 ore del Fuji a causa di un infortunio alla clavicola. Proprio Van Dorn, ex Formula 1 con McLaren, campione del mondo di Formula E nel 2022 con Mercedes, sarà quindi pilota titolare per il 2024 in sostituzione di Gustavo Menezes. Questa promozione permetterà a Van Dorn di rientrare a tempo pieno nel mondiale Endurance, dopo che nel 2019 il belga aveva partecipato con SMP Racing alla 24 ore di Le Mans, ottenendo il gradino più basso del podio in LMP1. Possiamo presumere quindi che nel 2024 Peugeot impiegherà i piloti 2023 con l'aggiunta di Van Dorn in sostituzione di Menezes. Il design della 9X8 ha sempre incuriosito gli appassionati perché sul prototipo della casa francese manca l'ala posteriore che invece è presente su tutti gli altri della classe delle hypercar. Il motivo è molto semplice: dopo l'entrata in vigore dei regolamenti sulle hypercar, i costruttori hanno la possibilità di modificare una sola parte aerodinamica e tutti, ad eccezione di Peugeot, hanno scelto di poter lavorare sulla regolazione dell'ala posteriore. Per questo motivo la vettura 9X8 si presenta con un design molto particolare, l'unico prototipo nel WEC e nell'IMSA senza l'ala posteriore, ma con la possibilità di regolare la porzione aerodinamica anteriore. Con un powertrain ibrido con una potenza di 680 cavalli a trazione integrale e un cambio sequenziale a 7 rapporti, la vettura di Peugeot potrebbe subire però un importante cambiamento per quanto riguarda la stagione 2024 del Mondiale Endurance, perché secondo un articolo pubblicato su Daily Sports Car a inizio ottobre, la casa francese, dopo aver discusso approfonditamente con FIA e ACO, potrebbe scegliere di modificare sostanzialmente l'aerodinamica delle 9X8, montando nella prossima stagione anche un'ala posteriore. Ovviamente alla data odierna non ci sono ancora immagini o render ufficiali di questo eventuale nuovo progetto, ma viste però le difficoltà incontrate dal team nelle sue due prime stagioni nel WEC, possiamo presumere che ciò succeda e quindi di vedere scendere in pista nel 2024 un nuovo concetto aerodinamico, con il primo appuntamento del prossimo mondiale che si terrà sul circuito di Losail in Qatar per il prologo a fine febbraio. Vedremo quindi quale sarà il livello dei prototipi della casa francese nella prossima stagione, soprattutto verso rivali del calibro di Ferrari, Toyota, Porsche e Cadillac, ma anche nei confronti dei nuovi brand che entreranno nella competizione dal 2024, ovvero i già citati Lamborghini, Alpine, BMW e Isotta Fraschini, in una serie che potrebbe veramente esplodere, aumentando la competizione e facendo avvicinare ancora più appassionati di motorsport al mondo delle gare di durata. Questo era tutto per quanto riguarda il progetto di Peugeot 9X8 per il Mondiale Endurance WEC 2024. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto, se volete iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!